Andare un'ora con una di noi costa 10 euro. 10 euro? Passare insieme tutta la notte invece costa 40 euro. Molto economico davvero, sono sexy e non costa niente portarsele in hotel. A Vienna non riesco ad averne neanche una, qui ne posso avere sei. Ma non è triste comprare delle ragazze, dar soldi per averle? Non è triste? Lei dice? Perché non sarebbe una cosa buona? Lei pensa che sia giusto? Certo. Ma quali povere ragazze? Sono la stessa cosa che in Europa. Sono puttane. Scopano per soldi. Non è così? Ma lei ci ha mai parlato veramente con loro? No, ma non ne vale la pena. Raccontano tutte le stesse storie. Poi che dicono? Che dicono? Che dicono? Che lo fanno per soldi. Per far cosa con questi soldi? Comprare un bufalo. Questo qua è malato. Quell'altro è morto. L'ospedale. Prova ad andare a scoparne una o due e vedrai quante storie raccontano. Ne ho incontrate tante di ragazzine ed è vero, le loro storie sono tutte uguali. Storie di miseria e di orrore, storie di angeli dalle ali spezzate. Come mai una delle tante ragazzine birmane arrivate in Thailandia con tanti sogni nel cuore, fuggendo dal proprio paese sconvolto da una dittatura sanguinaria? Sono venuta in Thailandia con mia madre. Da noi non potevamo più vivere. Eravamo ridotte alla fame. Mamma si è trovata un lavoro, ma la pagavano pochissimo. E allora ho provato a cercarne uno anch'io. Un uomo mi ha detto che conosceva un bar dove avevano bisogno di una ragazza. Gli ho chiesto se non era un problema che fossi appena una ragazzina. Lui ha sorriso e ha detto no, anzi, che era meglio, che cercavano una bambolina come me. Quando sono arrivata lì, ho visto tante ragazze seminude che intrattenevano i turisti. Ho detto a quell'uomo che quel posto non mi piaceva, che mi faceva paura e volevo andare via. Lui mi ha trascinato in una stanzetta e mi ha violentata. Poi è andato via e ha chiuso la porta. Qualche ora dopo è entrato un uomo, era un turista. Mi sono buttata tra le sue braccia. Mi aiuti, la prego. Ma quello ha cominciato a toccarmi. Ho provato a scappare, ma lui mi ha buttata sul letto. Piangevo, urlavo, sono solo una bambina. Lo so, ha detto lui, ho pagato tanti soldi per averti. E cosa faccio nella vita? Lavoro per scopare. Allora ti senti un dio. E senza neanche dover sapere come si chiamano. Te lo giuro, ti senti un dio. Su, gallinella, non ti vergognare. Ad ogni costo, goditi la vita. Davvero? Quando puoi. Ma scusi. Sì, ma è possibile godersi la vita sfruttando delle ragazzine? E perché no? Basta avere dei soldi. Soldi? Quindi lei le compra? Certo, le compro. Come le mele, le pere, le banane e anche la tua telecamera, se voglio. Arrivederci. Quello straniero mi ha usata tutta la notte e credo sia andato via solo quando sono svenuta. Era un venerdì, non lo dimenticherò mai. Mi sono risvegliata in uno strano ospedale tenuto da dottori e amici dei miei padroni. Sì, perché ora ero una cosa, avevo dei padroni. Dopo 2 mesi mi hanno riportata in quel bar. Ho detto che non avrei mai più fatto certe cose,
E i padroni mi hanno risposto che potevo andare via. Anzi, uno di loro ha detto che mi accompagnava. Invece mi ha portata in una casa dove c'erano tanti uomini, 10 forse di più. Ci sono rimasta 3 giorni, 3 giorni da incubo. Ho passato un altro mese in ospedale e quando mi hanno riportata in quel bar ero un'altra persona. Da allora faccio tutto quello che vogliono loro. Vado con i clienti, rido, li soddisfo. I turisti dicono che sono brava, che sono tanto sexy, la loro bambolina sexy. Giocano con il mio corpo, ma a me non mi importa più niente. Tanto sono morta. Sono morta un venerdì di 3 anni fa, sotto nessun cielo, invocando mia madre, fra braccia violente e sconosciute che pretendevano amore. Che schifo l'amore. Mentre il mio cuore si velava per sempre d'orrore. No, non è stata a sentire, canzone. Che sto mare è celeste, un cielo è d'oro, ma sto paese non è sempre allegro. Non sponde sempre a luna marghiare, non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastieri. Se voi volete bene a sto paese, fermatevi un poco in di vita. Guardate in di vasce e fuori chiesa. Venite assieme a me per strada antica. Invece che camminare vicino al mare, parlate con chi soffre e chi fatica.